Vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Firmato Gesù. Allora io risposi: va bene, venderò tutto e ti seguirò, Signore. Avevo 18 anni e lasciai tutto per seguire Gesù. Camminai dietro a lui finché giunse il Natale del 1990. Avevo 89 anni e proprio il 25 dicembre di nuovo sentii la voce di Gesù. Mi disse: hai venduto tutto e mi hai seguito, guarda ora com'è diventato il tuo cuore. Allora io scrutai nell'aria e vidi una piccola casetta. Aveva due finestre e un piccolo abete davanti. In essa mi vidi sposa all'età di 30 anni. Gesù mi disse: questa è la casa del cuore in cui hai accolto tuo marito. È la casa dell'amore sponsale. È la dimora della reciprocità amorosa. Ed ecco, si fece buio e la casetta si illuminò. Mi disse Gesù: in questa casa del tuo cuore hai acceso la luce dell'amore di coppia. Hai acceso la scintilla del bene familiare. Hai acceso la lampada della sponsalità. E questa luce, proseguì Gesù, ha illuminato te e tuo marito e vi ha guidati per tutta la vita. Ed ecco, io vidi una seconda casetta. Lì mi vidi madre del piccolo Martino all'età di circa 32 anni. Martino era appena nato e io lo reggevo in braccio. Gesù mi disse: questa è la casa del cuore in cui hai accolto tuo figlio. È la casa della maternità, della tenerezza di una madre verso un bimbo. Ed ecco, si fece buio e la piccola casetta si illuminò. Gesù mi disse: in questa casa del tuo cuore hai acceso una luce preziosa, la luce dell'amore di una mamma. La fiaccola che splende per illuminare la strada al figlio. La luce del sacrificio che la maternità comporta. La lampada dell'amore materno che non conosce limiti. Ed ecco, io vidi una terza casetta con un fiocco rosa. In essa scorsi me stessa all'età di 36 anni, mentre tenevo in braccio mia figlia Maria Luce. Gesù mi disse: in questa casa del cuore sei diventata mamma per la seconda volta. Hai scelto di alzarti presto per accudire tua figlia. Hai rinunciato a molti divertimenti per il suo bene. Ed ecco, si fece buio e la casetta rifulse di una bella luce. Gesù mi disse: è la seconda luce della maternità.
Essa ha illuminato per tanti anni il tuo cammino di madre. Ha diretto i tuoi passi e anche quelli di tua figlia. È una luce preziosa, aggiunse Gesù. È la fiaccola dell'immenso bene materno. Ed ecco, io vidi una quarta casetta. In essa mi scorsi all'età di 60 anni, mentre ospitavo i miei genitori e i miei suoceri. Mi disse Gesù, in questa casa del tuo cuore hai accolto gli anziani. Hai accolto tuo padre e tua madre e anche i genitori di tuo marito. Insieme li avete accuditi. Vi siete chinati sui loro bisogni. Ed ecco, si fece buio e nell'oscurità la casetta brillò di una tenue luce. Mi disse Gesù, è la luce dell'accoglienza. È la fiaccola che ti ha fatto vedere il bisogno degli altri. E con i suoi raggi ha illuminato le tue azioni. Grazie a questa luce hai accolto i tuoi genitori e i tuoi suoceri. Hai aperto la tua casa a chi aveva necessità di entrarvi. Ed ecco, io vidi una quinta casetta. Era molto bella e colorata. Ma dentro di essa mi vidi ventenne, malata, sdraiata su un letto. Mi vidi in preda al delirio, schizofrenica, come diagnosticarono i medici. Mi vidi idiota, incapace di intendere e di volere. E piansi. Ma ecco, si fece buio e la piccola casetta si illuminò. Gesù mi disse, in questa casa io ho acceso per te la luce della croce, ma non ti ho abbandonato, da questa croce ti ho fatto risorgere. Ed è da questa casa che è stata la prima di tutte che sono nate le altre quattro. Gesù aggiunse, se il seme non muore non porta frutto, ma se muore porta molto, molto frutto. Qui la voce di Gesù fece una pausa. Era il giorno di Natale del 1990. Ed io avevo 89 anni, ma mi parve di essere tornata indietro nel tempo e di avere 18 anni. E sentii di nuovo la sua voce. Vai, vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Firmato Gesù.
Steve.